sommare e a dividere veramente per pochissimo c'è stato un team che si è differenziato dagli altri, ma per pochissimo. Allora, io vi leggo prima la motivazione. Gli altri sono tutti secondi. Tutti gli altri naturalmente sono secondi. Ma i ragazzi sanno qual è il premio? Sì. Perfetto. Allora, lo ricordiamo per la giuria, i ragazzi del vincitore con un voucher, quindi un buono, da utilizzarsi per un viaggio di istruzione, quindi che se di un giorno corrisponderà ad una gratuità totale. Se invece fosse un viaggio di istruzione di più giorni, no, andiamo a fare lo sconto rispetto insomma, alla quota di partecipazione, sperando di poter fare quest'anno finalmente i viaggi di istruzione tanto desiderati dagli studenti. Allora, inizio dalla motivazione. Il progetto, attraverso un'idea originale, risulta del tutto aderente al contenuto della sfida assegnata. E vi dico che rispetto a questo, tutti e quattro i progetti erano del tutto aderenti. La progettualità, inserendosi nel quadro delle politiche e delle azioni di sviluppo e innovazioni locali, evidenzia sia l'analisi dei bisogni che gli strumenti per raggiungere gli obiettivi preposti in modo apprezzabile e preciso, tra i quali si evidenziano in modo particolare il livello di ambizione e l'alta innovazione. La soluzione proposta potrà avere un impatto sullo sviluppo e la qualità dei servizi. Pertanto, il progetto risulta replicabile. Il prodotto appare efficace e l'esposizione è stata chiara e completa. E questo indizio viene dato dalla giuria al team.